E pensare che un anno fa queste due squadre si affrontavano in Serie B, adesso è per la Serie A d'Elite, per la prima giornata. Sono due squadre chiaramente cambiate, diverse, chissà, forse anche un po' più mature. Dall'Amici di Labaro, in Labaro, amici di Federazione Calcio Vidi, un saluto da Leo Talusi e benvenuti alla prima giornata della Serie A d'Elite, che ritorna finalmente sui nostri canali per Lupa Amatori contro Orione Ognissanti. Fischio del direttore di gara per gli applausi, per il... le strette di mano per l'inizio della gara. Pronti anche i due capitani per capire effettivamente chi comincerà, chi muoverà il primo pallone, chi invece sceglierà la sua fetta di rettangolo di gioco. Praticamente ormai è quasi tutto pronto, andiamo a leggere quelle che sono le due formazioni, iniziando dalla squadra padrona di casa, la squadra della Lupa, che si schiera con il solito 4-3-3. Antoniani è in porta, non gioca Lalli, che però rimane comunque a disposizione in panchina. La difesa a 4 è formata da Bernardi, Saltalamacchia, Lucci Cordisco e Marco Lai. A centrocampo c'è Luisini a fare da mediano davanti alla difesa, Nucci e Carissimi invece sono sul cerchio praticamente di centrocampo. Trichilo, Sargenti e Montelpari invece formano la terna d'attacco, passando invece all'Orione Ognissanti di mister Coletta. Russo in porta, un 4-2-3-1, Capodagli, Luciani, Giunta e Breschini in difesa, Palumbo e Savelli sono i due mediani, Conti, Rede e Oldani invece formano il terzetto, dietro l'unica punta che è il numero 18, Pensa. Due panchine tra l'altro abbastanza fitte. E abbiamo sentito anche l'urlo di incoraggiamento dei ragazzi di Coletta, che giocano in maglia gialla con striscia centrale unica blu. Squadre pronte ad affrontarsi all'interno del terreno di gioco dell'Amici di Labaro per la prima giornata della Serie A d'Elite. Ci sono anche tutte le altre partite in diretta sul nostro canale, nel caso in cui voleste chiaramente fare un giro, un piccolo tour della giornata. C'è Alba Roma Maccabi, che è praticamente il big match di questo primo appuntamento dell'anno. C'è anche Borgorosso Atletico Smistamento, c'è l'Unione Ferrovieri che gioca in trasferta in casa della Locomotive Roma, c'è la Real Miami che invece ospita la Montagnola. Qui invece l'Amici di Labaro, c'è Lupa Amatori contro Orione, tutto pronto, via! Si comincia con il primo possesso della Lupa, che gioca corto il pallone, non vuole buttarlo in avanti, lo perde però praticamente adesso. Attenzione all'Orione, che può subito provare a distendersi, non dico in contropiede, ma comunque lì ci siamo. Pallone che poi viene allontanato, non definitivamente, perché comunque la Lupa è sempre in possesso, anche se alla fine il tackle regolare da parte di un centrocampista dell'Orione salva tutto e riprende il possesso. Si ricomincia dietro con Luciani, che poi serve Giunta, il suo compagno di reparto, centrali difensivi. L'anno scorso tra l'altro queste due squadre si sono affrontate, non qui all'Amici di Labaro, si sono affrontate ad Ottavia. L'Orione è passato per 4-1 il 28 di marzo, sempre un lunedì alle 21.15, un 4-1 per una Lupa che ha conquistato soltanto 3 punti nel campionato scorso, li ha conquistati in casa contro la DLF di Ciampino, oggi Atletico Smistamento. 4-1 per un Orione che è stato sicuramente senza pietà, adesso ha una possibilità di riversarsi in area di rigore con un calcio di punizione che ricorda quello che ha portato al gol dell'1-2 dello Iannaccone in FA Cup settimana scorsa, quel gol che ha condannato la Lupa non ad uscire ma comunque a perdere la partita. Battuta questa volta invece corta, non si va allo scarico dentro, il cross arriva, pallone che viene allontanato, c'è sempre la possibilità però per Conti di portare avanti l'azione offensiva. Poi salta la macchia, deve liberarsi del pallone, lo fa ma rischia tantissimo, siamo all'interno dell'area di rigore. Ottimo Oldani che cerca la serpentina e poi il pallone al centro, non trovando però alcun compagno. Sarà rimessa laterale per la Lupa, primo affondo dell'Orione che arriva dopo 1 minuto e 40 secondi. Primo affondo Orione con Pietro Oldani, lui che non è nuovo a queste situazioni così. L'anno scorso è stato il capocannoniere dell'Orione Ognissanti nell'EIFA Super League con 5 gol, non ha segnati tantissimi ma comunque ha contribuito tanto e spesso alle finalizzazioni dei suoi. Russo va a rinvio, pallone che rimbalza, la prende in qualche modo Lucci Cordisco, anzi era Bernardi. Adesso Lucci Cordisco rischia di perdere il contatto con la sfera, infatti è così. C'è Conti che deve arrivare a prendere il pallone ma l'arbitro fischia. Il calcio di punizione per l'Orione all'interno del cerchio di centrocampo. E credo proprio che ricominceranno con un passaggio corto. C'è Savelli, uno dei due mediani che è insieme a Palumbo.
uno dei volti nuovi tra l'altro dell'Orione Ogni Santi, perché l'anno scorso non ho avuto modo di commentarle tante volte, soltanto in un'occasione nella sconfitta interna contro la Locomotive Casilina prima della pausa di Natale. Attenzione a Conti, buono l'aggancio, è bravo però anche Marco Lai ad allontanare la minaccia. Adesso possibilità per la Lupa di costruire un'azione, anche se gioca col fuoco, infatti perde palla. Scavino da parte, credo, di Oldani, che però non trova compagni. E allora Antoniani fa sua la sfera, la blocca. Terzo minuto sul cronometro, lo vedete anche dal punteggio, dalla timeline, 0-0. Timeline che si è ridotta, complice un aggiornamento moderno dell'applicazione che usiamo per portarvi le nostre dirette. Qui Savelli deve litigare con uomini e pallone, perde la disputa. Pallone a cercare verso l'area Sargenti, colpo di testa di Russo che deve allontanare ma lascia libera la porta. Attenzione a Montelpari che può calciare con la porta vuota, ma non la trova. Questa è la prima vera chance, la prima vera palla gol della partita. Ce l'ha avuta Montelpari. Ha calciato col sinistro, Russo era fuori dai pali per essere andato all'avventura a prendere di testa un pallone che stava comunque arrivando dalle parti di Sargenti, che una volta anticipato però ha lasciato il pallone nelle disponibilità di Montelpari, che col sinistro ha avuto la palla dell'1-0 e poteva sicuramente fare meglio. Attenzione poi adesso alla sovrapposizione da parte di Capodagli, poi filtrante dentro, ma c'era posizione di fuorigioco, non c'è potuto arrivare Oldani. Calcio di punizione per Antoniani e alla battuta viene lasciata a Luci Gordisco, ma qui ha rischiato tanto la difesa della Lupa che ha fatto funzionare la trappola del fuorigioco. Linea di centrali comunque abbastanza alta anche nella propria metà campo, tra l'altro quando la squadra avversaria è nella metà campo avversaria. Rimessa per Marco Lai, sempre puntuale tra l'altro nel dare anticipazioni in merito alle formazioni. Qui si arrabbia un pochino con i suoi compagni, soprattutto con Montelpari e Sargenti, più con il primo che ho nominato perché era la sua fascia di competenza. Russo trova Capodagli, poi il tocco di prima di Conti è un po' superficiale e allora la Lupa riesce a giocarla rischiando qualcosa. Gioca col fuoco anche Marco Lai, ma è fortunato in questo caso perché c'erano tutti e due compagni centrali lì comunque pronti ad aggredire il pallone, come in questo caso lo ha fatto solo per un attimo Nucci. La palla esce in fallo laterale per l'Orione. 5:25 ancora, risultato Occhialoni 0-0 all'Abaro. E credo sia 0-0 anche tutte le altre partite che si stanno giocando in contemporanea. Non so neanche quale sia cominciato o quale meno, visto i ritardi che sono all'ordine del giorno, tranne quando c'è questo direttore di gara, perché è la terza partita consecutiva che io vedo con questo direttore di gara. Ho commentato Lupa Iannaccone una settimana fa, lunedì scorso, ho commentato Valdur CRC sempre per EFA Cup, e c'era lo stesso arbitro questa sera, la terza partita di fila che c'è lui. E quindi la puntualità, il rigore, la disciplina sono fondamentali. E già è tanto che in 5 minuti non abbia ancora chiesto calma ai protagonisti in campo e non li abbia minacciati tra l'altro di una munizione. Montelpari cerca il dialogo centrale, l'idea non era male, con Carissimi. Trova soltanto però Savelli che sventaglia una palla perfetta verso Oldani, la manca completamente Antoniani, ma se la cava la Lupa in questo caso. Che rischio per l'estremo difensore della Lupa, che era uscito in maniera un po' avventata, ma la palla di Savelli era perfetta a cercare all'interno dell'area di rigore il taglio di Oldani. La prende ancora una volta Breschini, intanto siamo sulla fascia opposta alla nostra postazione. Poi c'è un contatto regolare, anche perché l'Orione ha il pallone, ci sarebbe stata quindi regola del vantaggio. Poi bravo Lai comunque a capire tutto, anche se la palla era forse un po' timida. Montelpari si fa anticipare dal tocco di Capodagli, poi Carissimi però è bravo a ricominciare, forse un po' frettoloso però nello scaricare in avanti. Conti può prendere il pallone, può anche provare a salire. Conti adesso converge, non c'è la sovrapposizione di nessuno, c'è però l'arrivo di Luisini. Occhio però al taglio qui di Montelpari, che adesso può controllare il pallone, arrivare nel lato corto dell'area di rigore, ma c'è posizione di fuorigioco segnalata da arbitro e assistente. Calcio di punizione per l'Orione. Gioco ripreso, Orione che
prova a portare avanti il pallone con Savelli, poi lo scarico è per Brischini, si torna ancora all'indietro dal centrale Giunta, si è abbassato Palumbo che viene a fare praticamente il suo ruolo naturale, quindi il mediano, e deve litigare con il pressing avversario di centrocampisti più avanzati e attaccanti. Pallone adesso per Capodagli, che torna poi all'indietro e scarica sempre dal centrale. Si abbassa Savelli che viene a prendere il pallone, occhio perché il suo sinistro è illuminante, questa volta un po' meno. E allora Antoniani può controllare la comoda uscita del pallone. 8 primi, 7 secondi sul cronometro, 0-0. E la prima occasione della partita ce l'ha avuta la Lupa con il sinistro di Montelpari da fuori area a porta vuota. Direi un errore a mio avviso grossolano, poi è chiaro, era complicato come in questo caso, si complica la vita la difesa della Lupa, ma riesce a uscirne bene in qualche modo. Carissimi, di prima il pallone, timido, ma comunque ci arriva in qualche modo Bernardi, è sempre Orione in possesso però, con Oldani che vuole andare via, gran giocata, può anche metterle in mezzo, non ce la fa, anche perché salta la macchia, è lì fisso e gli strappa il pallone. Carissimi, non ci sono movimenti lì davanti, ne chiede infatti qualcuno il mister che è proprio in piedi di fronte alla nostra postazione, poi contatto, falloso, calcio di punizione per la Lupa, non ci sono proteste, anche perché sarebbe stato folle protestare per un contatto che c'era stato. Lucci Cordisco va lontano, vediamo se arriva il pallone dalle parti di Trichilo, c'è la deviazione però e ottiene quindi il massimo che può ottenere la Lupa da quella situazione, ovvero il fallo laterale. Siamo quasi in zona d'attacco, guadagna sempre qualche yard in più la Lupa in questo caso, perché c'è un altro touch, un'altra rimessa con le mani. Siamo al lato corto destro dell'area di rigore, si deve girare però in qualche modo Nucci e lo fa, la palla protetta fuori e quindi ancora una volta rimessa. Pallone dentro, sembra quasi un calcio d'angolo, non c'è però la deviazione di nessuno, la può controllare quindi facilmente Russo che riprende dal fondo. Vediamo se va corto o va lungo, ma chiaramente corto perché c'era lì vicino il suo compagno difensore centrale, vale a dire Luciani. Poi pallone lontano, occhio a Lucci Cordisco che qui praticamente rischia di trasformarsi in assist man, ma per gli avversari, alla fine recupera però. Pallone ancora messo all'indietro da Nucci, poi Bernardi che non può salire moltissimo, poi lancia praticamente una fucilata al compagno, ottiene però il fallo laterale. Andala in avanti! Rimessa battuta, controllo, pallone ancora non in out, preferiscono giocarla i ragazzi in maglia rossa, la perdono e questo può essere sanguinoso perché c'è la possibilità di contropiede, anche se è 2 contro 3, sta arrivando a supporto Conti sulla fascia destra, ma c'è un fischio del direttore di gara, fuori gioco. Fuori gioco di Oldani, se non ho visto male, calcio di punizione per la Lupa. Qui qualche dubbio l'ho anch'io, però l'arbitro ha fischiato anche l'assistente e chiaramente al VAR non si può intervenire in questo momento. Ricordo che c'è una chiamata di VAR per tempo per ciascuna squadra. Montelpari fa bene il suo lavoro in questo caso, ma poi perde il contatto con la sfera. Carissimi cerca di mordere le caviglie, come in questo caso anche Trichilo, però Brischini alla meglio, ha cercato Oldani in verticale, intervento in estirada di Bernardi e quindi rimessa con le mani per l'Orione. Palumbo, c'è Savelli che viene incontro, infatti lo prende, viene premiato, pallone ancora dietro da Luciani, pallone aperto, vediamo se la controlla, sì che lo fa il numero 6 in maglia giallo-blu. Pallone ancora una volta alzato, rischio campanile, la palla rimbalza in maniera strana e Antoniani però conta bene il rimbalzo e blocca prima dell'arrivo di Pensa, che stava arrivando minaccioso verso l'estremo difensore in maglia verde e poteva rischiare di beffarlo. Altro colpo di testa, pallone verso Sargenti, in anticipo però Giunta. Oldani cerca un controllo molto difficile, ottiene però la deviazione e il fallo laterale pure. Rimessa laterale battuta un po' alla Carlona, come direbbe Cassano, pallone che finisce nel muro rosso, ma l'Orione però può comunque cercare di organizzare un'altra azione d'attacco, colpo di testa poi di Montelpari che
Ha letto bene la traiettoria, adesso Conti viene quasi invitato a puntare l'avversario, non ce la fa, poi però c'è un contatto, non c'è fallo secondo il direttore di gara perché è stato preso il pallone. Ottimo lavoro qui di Luciani addirittura, da difensore centrale, trovato Conti, zona tiro, ce l'ha sul sinistro, deve partire il tiro, non lo fa, poi attenzione perché adesso ubriaca di finte tutti, poi trova Oldani, pallone dentro, deviazione, calcio d'angolo per l'Orione adesso. È stato invitato da tutti in panchina a tirare Conti, però ha ubriacato di finte tutta la linea di difesa della Lupa, poi ha scaricato su Oldani. Cross che arriva, colpo di testa addirittura di Lai ad allontanare. Vediamo se c'è un'altra chance per Orione, no, perché c'è Trichilo che allontana, forse c'è Sargenti sul pallone, non ci arriva. Orione ancora in possesso, ma qui un tocco troppo timido, Montelpari deve però andare via a due linee di pressione. C'è Palumbo che protegge e ricomincia. Sembra essere molto più organizzato l'Orione rispetto alla Lupa, almeno in campo e anche per ciò che fanno con la palla. Attenzione al colpo di testa, qui di salta la macchia che rischia tanto. Luci Cordisco poi dialoga con Bernardi, poi di nuovo salta la macchia. Adesso di nuovo Luci Cordisco, deve salire un po' la Lupa. C'era il taglio di Montelpari, vediamo se viene premiata. Adesso no, perché c'è comunque Luciani che controlla con esperienza, con il petto, dominante, ma sbaglia la cosa più... Anzi, non la sbaglia invece, perché Conti è bravissimo e rientra e prende il pallone. Adesso prova anche a partire, cerca il tocco con l'esterno, bravissimo Luisini ad anticipare. Carissimi, c'è Sargenti che non rientra da posizione irregolare, allora si può continuare. Pallone ancora una volta in verticale, non ci arriva in nessun modo Luisini, che comunque dice bravo al suo compagno che aveva avuto l'idea, perché il taglio stava arrivando anche se leggermente in ritardo, non era facile intendersi. 14:15 sul cronometro, siamo arrivati al primo quarto d'ora di partita, 0-0, partita comunque divertente tutto sommato, perché sono due squadre che comunque sanno giocare a pallone e soprattutto non giocano a palla lunga e pedalare come fanno tante realtà anche in Serie A, non d'elite, in quella vera. Pallone lontano, vediamo se riesce a correre in qualche modo, addirittura Breschini deve lottare con Bernardi, la prende Breschini, miracolo, pallone messo all'interno dell'area di rigore, vediamo il controllo, il dribbling, pallone che viene salvato praticamente sulla linea, c'è ancora possibilità per Pensa di arrivare quasi in zona tiro, si salva la Lupa non so come, ma il palla c'era ancora l'Orione, deve giocarla in qualche modo anche però... Arriva Carissimi, trova in qualche modo, credo sia stato Palumbo a trovare la via per andare in avanti, ma Breschini prima aveva fatto un qualcosa di eccezionale, aveva messo anche il pallone dentro l'area di rigore dove stava arrivando Pensa, che ha calciato, ha trovato la respinta con il corpo di uno dei due difensori centrali, credo di salta la macchia. E rimessa dal fondo adesso per Antoniani, la Lupa in difficoltà, la Lupa in affanno quando si tratta di giocare sulle fasce. Al quarto d'ora Orione vicino al gol dell'1-0. Lai. Si alza Conti, gli viene detto dal mister Coletta, anche perché Lai è l'ennesima volta che riceve palla corta in maniera troppo facile, senza pressioni, dopo il rinvio del portiere. Conti, adesso lui sì che è pressato, trova però il modo di servire Savelli, che ha il piede molto educato, infatti trova dall'altra parte Oldani, controllo non facile. Poi interviene Bernardi che prova a far partire, innescare una situazione di contropiede. Sargenti è bravo perché si abbassa, fa la cosa più giusta. Pallone verso Montelpari, attenzione a Montelpari che arriva in area di rigore, ce l'ha sul sinistro, non riesce a calciare, c'è deviazione, calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Lupa, questa era una bella opportunità, è stato bravissimo Sargenti ad abbassarsi perché ha ricevuto un pallone che comunque rischiava di essere compromesso, si è abbassato lui da prima punta, ha visto il taglio del compagno e l'ha servito con un pallone morbido, perfetto, quei giri giusti, Montelpari forse ha atteso un po' troppo a calciare, voleva il rimbalzo, voleva controllare il rimbalzo, poi ha calciato e si è immolato un difensore centrale dell'Orione. Adesso è calcio d'angolo, sono i tre saltatori della Lupa, pallone verso il centro dell'area di rigore. Occhio alla possibilità, il gol della Lupa che segna il gol del vantaggio al minuto 17, il gol dell'1-0, segna la Lupa che va in vantaggio praticamente al secondo tiro in porta della sua partita. Il gol della Lupa dopo 17 minuti da calcio d'angolo, colpo di testa che era stato praticamente allontanato così e così, forse era stato spizzato addirittura da un attaccante della Lupa, credo addirittura da Sargenti, pallone che è rimasto quindi al centro dell'area, di nuovo disponibile per un sinistro che è entrato in porta per il gol dell'1-0 della Lupa. Siamo...
tutto da rifare per l'Orione dopo che aveva avuto qualche possibilità di affondare in questi ultimi minuti la lupa. Da calcio da fermo, da calcio piazzato, da palla inattiva, trova il modo di sbloccare il match, di fare 1-0 al minuto 18. L'anno scorso in lupa Orione nel primo tempo, a questo minutaggio, a questo minuto qui al 18esimo, erano 0-2 per l'Orione. Adesso si vede come davvero sono cambiate queste due squadre, come la lupa sembra essere molto più matura e molto più cinica, ma siamo quasi al limite dell'area di rigore avversaria. La lupa adesso ne esce bene, ancora una volta con Luciani che deve dribblare il suo diretto avversario che era Nucci. Poi siamo verso dalle parti di Breschini, la palla è uscita, rimessa giallo-blu. Rimessa battuta con i piedi praticamente, poi pallone messo al centro, non era uscito il pallone. E allora era tutto buono, adesso sì però che la palla è fuori. Altro tocco, questa volta impreciso, non si intendono tra compagni, non si intende Palumbo con Breschini. E allora è rimessa con le mani per la lupa, che può amministrare quindi il suo vantaggio arrivato praticamente un minuto fa. Non si è capito effettivamente chi abbia segnato nella mischia. Rischia tanto la difesa della lupa in questo caso. Pallone per Conti, controllo buono, può anche calciare, invece trova dentro l'area di rigore l'inserimento con la risposta da parte della difesa. Ancora possibilità però, sombrero all'interno dell'area di rigore, dribbling contro dribbling, ma la lupa riesce in qualche modo a salvarsi. Non c'è fallo secondo l'arbitro, si continua, cross, palla che passa, Antoniani non so come si salva, Antoniani non so come si salva, poi lancio di Giunta direttamente sul fondo. Questa era una grande, grande chance per l'Orione, era tutto buono, era tutto regolare, era tutto regolare. Antoniani credo l'abbia parata da terra nell'occasione quando la palla è arrivata sul primo palo. Ce l'ha avuta Reda l'opportunità di fare 1-1 lì sotto porta. Bravo Antoniani, comunque non si direbbe a rimanere in piedi fino all'ultimo, invece a rimanere seduto fino all'ultimo. Lucci Cordisco questa volta rinvia, non vuole giocare corto adesso la lupa, ma la palla ce l'ha l'Orione con Conti che viene però derubato, poi controllo difficoltoso di Luciani per Montelpari che adesso è sul lato corto sinistro, c'è il taglio da parte di Carissimi, si torna invece all'indietro. Pallone poi ancora dalle parti di Trichilo che va al cross, pallone che viene allontanato, poi forse contatto con il braccio e si era visto infatti calcio di punizione per la lupa. Una furia l'allenatore della lupa, una furia, perché Trichilo non ha puntato il suo diretto avversario ed è andato al cross con troppa frenesia e ha crossato, ha colpito male la sfera. Adesso però c'è un'altra possibilità per la lupa, questa volta di andare a un cross diretto dentro l'area di rigore, pallone verso Montelpari, questa volta si allunga bene il terzino dell'Orione. Adesso c'è Conti però che può provare ad avanzare, pallone verso Capodagli, Montelpari rimane comunque davanti a lui. Dribbling che funziona, Reda all'indietro, gioca bene l'Orione in questo caso, meno in questo però. Luisini, Carissimi, l'ultimo tocco è il suo, pallone che poi sbatte sul braccio di Luciani, ma questa volta è tutto regolare perché è involontario. Conti, anzi è, pardon, pensa, trova Conti sulla direttrice di destra, saltato il primo avversario che è Lai, siamo quasi in zona tiro, ce l'ha sul sinistro, dovrebbe calciare ma non lo fa, non ha la possibilità di farlo. Poi pallone forse impreciso per Breschini, ma lo tiene in campo comunque il 26 e ottiene il fallo laterale, il massimo che poteva ottenere da quella situazione. È stata battuta la rimessa con le mani, deve proteggere palla l'Orione, siamo però dalle parti adesso di Capodagli che viene quasi invitato a calciare, lo fa adesso, pallone che viene respinto addirittura da Marco Lai. Carissimi, poi allontana verso Sargenti che cerca di andare a pressare, c'è però Luciani che gli fa una sorta di dribbling, una finta e poi rientra.
Giunta. Pallone controllato al limite dell'area di rigore, poi finisce per terra un giocatore della Lupa. Si continua a giocare. Si continua a giocare e allontana poi la retroguardia. Attenzione a Sargenti che può correre, ma l'arbitro ferma il gioco perché è rimasto per terra un giocatore in maglia rossa. Quindi tutto fermo al 23esimo minuto sul risultato di Lupa 1, Orione 0. E vanno a sincerarsi delle condizioni, portano anche del ghiaccio. Non so se debba uscire il giocatore infortunato, anche perché rimane ancora per terra. Si sta scaldando comunque il numero 18, vale a dire Davide Lucci Cordisco, il fratello di Danilo Lucci Cordisco. Nel frattempo abbiamo anche il marcatore della Lupa, ha segnato Montelpari il gol dell'1-0. Si è fatto trovare pronto nel posto giusto al momento giusto, correggendo di sinistra un pallone che era rimasto vagante praticamente al limite dell'area piccola, e col sinistro ha battuto Russo. Al 24esimo minuto si è ripreso il giocatore, si era fatto male. Ancora claudicante, si avvicina alla panchina e deve uscire. Entra quindi Gatto. Entra Gatto, credo al posto di Bernardi. Eh sì, perché va a fare il terzino destro. È Bernardi quindi colui il quale era rimasto contuso e infortunato. Chissà se riuscirà a riprendersi entro la fine, o meglio entro il secondo tempo magari. Ricordo che sono 3 le sostituzioni che possono effettuare entrambe le squadre nel primo tempo, illimitate nell'intervallo, e soltanto 5 nel secondo tempo. Pallone lontano, vediamo come corre Nucci sul pallone, costringe Giunta a rifugiarsi in fallo laterale. Altro cambio per la Lupa, che entra ed è Lucci Cordisco, l'altro Lucci Cordisco, quindi Davide. Dovrebbe essere salta la macchia ad abbandonare il terreno di gioco per adesso. E infatti è così. Uscito salta la macchia, è entrato Lucci Cordisco, quindi coppia di centrali, coppia di fratelli. E questo sicuramente è un bello spot. La palla intanto è uscita, non è riuscito a portare avanti l'azione. Credo fosse proprio l'altro Lucci Cordisco, il fratello, che non è riuscito però a crossare. Palumbo, trovato Capodagli, poi Luciani, costretto a giocare, a rifugiarsi sempre dal suo compagno più vicino, in questo caso Giunta, che deve scendere e galoppare un pochino, anche perché di campo ce ne ha. Siamo dalle parti di Oldani, il pallone per il 99, Oldani deve saltare il primo avversario, tiene solo per un attimo botta, anche perché poi la Lupa riconquista. Possibilità per Luisini di andare via, ancora Luisini, la tiene, poi non riesce a tenerla per in campo, il numero 5 della Lupa, rimessa per l'Orione. Rimessa battuta da Savelli. Siamo nel cerchio di centrocampo. Carissimi prova a disturbare, pallone di Savelli, meraviglioso e perfetto, può andare anche al cross, il controllo però non è perfetto, non è fortunoso del laterale dell'Orione. Il possesso però è sempre giallo-blu, non in questo caso, perché è bravissimo, credo Carissimi, ad allontanare, ma c'è sempre Lucci però in possesso. Pallone scaricato con troppa sufficienza però. Dorme la Lupa, ma Carissimi no, può portare avanti allora il pallone, ancora il 16, attenzione anche al taglio di Montelpari che però non viene visto, anche perché era completamente schermato, completamente chiuse le vie di comunicazione. Lai, c'è il pressing da parte di Reda, Lai è costretto a rifugiarsi nelle acque sicure, quindi in fallo laterale per l'Orione Ognissanti, che adesso prova ad attaccare con la maggior parte degli effettivi che ha. Reda deve saltare il primo avversario, ce la fa, ma la palla viene recuperata dai centrali difensivi in maglia rossa. Poi Capodagli, l'ultimo tocco è il suo e la rimessa allora è per la Lupa.
Luciani. Arriva Sargenti in pressione. Pallone che però viene scaricato tutto da Conti. Occhio alla corsa. Viene pressato. Conti è più veloce di tutti, anche più agile. Cross. Pallone che viene ribattuto. Ancora Conti. Ha una possibilità, una seconda chance di ottenere qualcosa. Ottiene, credo, il fallo laterale. Non si vede benissimo da qui. Sempre comunque in zona d'attacco però. Al 28esimo minuto, quando la Lupe è ancora avanti 1-0, gol di Montelpari. Contatto falloso di Carissimi, un po' ingenui in questo caso nel commettere questo tipo di intervento in quella zona di campo. Calcio di punizione per l'Orione. Adesso Savelli pronto col suo piede educatissimo, il sinistro, chissà se va in porta, chissà se crossa. Qui può andare anche in porta secondo me, può andare anche in porta secondo me, e vediamo infatti Antoniani quanti ne posiziona in barriera. Per adesso due, e sono Carissimi e Montelpari davanti al palo praticamente. Calcio di punizione, Savelli è già sul punto di battuta col suo sinistro, parte Savelli, pallone verso il colpo di testa e poi la conclusione che termina sul fondo. Un'occasione colossale di volata dall'Orione, ci ha provato Pensa che però col sinistro ha concluso largo. Chance importante per l'1-1 dell'Orione. C'è stato anche qualche segno di frustrazione dalla panchina per questa mancata chance, per questo mancato gol dell'1-1. Pensa ha avuto la possibilità di controllare il pallone e di calciare col sinistro. Vediamo intanto chi è che abbandona in campo. Credo sia Carissimi, pronto a lasciar spazio invece a Cardillo, che settimana scorsa con lo Iannaccone era partito titolare. E Carissimi esce fuori dal campo e si mette anche il fratino. E siamo già alla terza sostituzione, quindi la Lupa le ha finite almeno per adesso. Palumbo. Poi Breschini. Una via di mezzo fra un filtrante e una sventagliata. Compensa che controlla ma male. E non era facile chiaramente far meglio di così. Rimessa allora per Antoniani, che può gestire il risultato. 10 minuti al termine del primo tempo a partire da ora, perché siamo al 30esimo e Lupa 1 Orione 0, gol di Montelpari. Rinvio, colpo di testa di Savelli, Palumbo va a fare a sportellate con Nucci e Luisini. Oldani, buono il controllo, si è visto poco fino adesso il 99, tranne in occasione di una tentativo di serpentina. Poi occhio al rimpallo, c'è Conti, è sfortunata in questo caso la Lupa, anche se poi Conti viene messo per terra dall'altro numero 7. Duello fra 7 vinto da quello dell'Orione. Calcio di punizione proprio per i gialloblu, fallo di Cardillo ai danni di Conti. Calcio di punizione ancora affidato a Savelli, questa volta siamo un po' più centrati rispetto a prima. E Savelli col sinistro prima ci ha fatto vedere grandi cose. E anche prima, tra l'altro, da quella punizione era nata l'occasione colossale per Pensa. Vediamo cosa si inventa adesso Savelli, ancora profondo! La prende però con i guantoni, con la Vinaville messa sui guantoni Antoniani. E poi ricomincia Dalai. Arriva il pressing di Conti. Montelpari deve duellare proprio con il 7, che poi gli strappa addirittura il pallone e vuole anche andar via. Riesce a passare con un po' di fortuna. Vediamo se si tiene della deviazione. Certo che se la tiene. E si tiene quindi pure il calcio d'angolo. Tiro dalla bandierina per l'Orione, che arriva a profondo primo palo con i pugni. Interviene Antoniani, che non è altissimo, il salto sicuramente non è la specialità della casa, arriva però come Superman ad allontanare la minaccia. Altro corner, sempre dalla stessa bandierina, quella di destra. Arriva il cross, ancora una volta profondo, questa volta allontana in qualche modo la difesa della Lupa. C'è Sargenti che può controllare, riesce in qualche modo, poi Luisini praticamente barcolla ma non molla. Poi pallone ancora in verticale con la difesa della Lupa, che se la cava ancora una volta. Adesso Luisini, il tocco questa volta è buono, c'è la possibilità di servire Montelpari, deve essere servito ma il pallone è troppo timido, pallone troppo timido, e l'allenatore infatti esprime il suo disappunto con tutte le sue parole. Reda, contatto falloso, calcio di punizione, il fallo di Luisini.
E attenzione adesso ancora una volta, perché stanno diventando tante le volte in cui l'Orione cerca di mettere palloni alti all'interno dell'area di rigore della Lupa. Non sono chiaramente dei giganti difensori centrali in maglia rossa, non è gigante nemmeno il portiere, e queste possono essere sicuramente delle minacce importanti. Alla battuta credo stia andando come al solito Savelli, ma prima bisogna assicurarsi delle condizioni di un giocatore della Lupa, credo lo stesso, credo Luisini, che è rimasto per terra. Non è Luisini Mannucci, ma si rialza senza alcun tipo di problema e va a prendere posto all'interno dell'area di rigore a fare da marcatura. Ognuno marca a uomo. Cross che arriva profondo, salvataggio praticamente sulla linea non so come di Luci Cordisco. Salvataggio di Luci Cordisco, che in controtempo riesce a dare uno schiaffo con la testa al pallone e lo mette quindi in corner dall'altra parte. E Uldani che si prende la responsabilità di calciare dentro con una traiettoria a rientrare. Eccolo che arriva, colpo di testa, poi pallone che viene allontanato ancora dalla Lupa, che si salva. C'è un'altra possibilità per Breschini che la perde, e allora la Lupa può provare a distendersi, non ce la fa. Luisini nemmeno riesce ad attaccare la profondità come vorrebbe, è anche un po' stanco. La prende poi Antoniani, che chiede calma ai suoi a 6 dalla fine del primo tempo, sui risultati Lupa 1 e Orione 0. Ma l'Orione si sta riversando più e più volte all'interno dell'area di rigore avversaria in questi minuti finali. Contatto, non c'è fallo tra Savelli e Sargenti. Poi pallone che viaggia, vediamo se riesce a controllare la luce. Volevo dire Trichilo, che fa una cosa eccezionale addirittura con il sombrero. Poi cerca di andare dentro verso Montelpari. Esce Russo, la prende però anche Giunta per primo. Uldani, buona giocata di Uldani che viene messo per terra. Calcio di punizione per l'Orione e cartellino giallo mostrato, credo a Luisini. O a Luisini, a Nucci. Credo Nucci però, l'ultimo è Nucci. Giallo per Nucci. Calcio di punizione per l'Orione, direi che il giallo ci sta tutto, anche perché l'azione era tendente all'offensivo per Pietro Uldani. Palumbo, poi Luciani. Cerca di giocarla dalle parti di Capodagli, che era praticamente isolato. Reda in area di rigore, Reda, una finta, due, passa, deve calciare adesso Reda e si fa murare ancora una volta dalla difesa. Poi Conti, ancora una rimessa, ancora una volta una ribattuta da parte dei giocatori della Lupa che si salvano. E adesso vediamo se c'è la possibilità di andare al contropiede. Pallone per Montelpari, forse posizione regolare o irregolare. Regolare per il direttore di gara e assistente. Ancora Montelpari, deve puntare in uno contro uno. Non c'è nessuno su cui scaricare, solo Sargenti. Pallone troppo timido. Pallone troppo timido. E Cardillo quindi è costretto quindi a rinculare con poi la corsa da parte di Conti, che ha avuto una chance colossale poco fa. Conti salta l'avversario. Conti arriva al limite dell'area di rigore. Poi contatto, calcio di punizione dal limite e cartellino giallo per Lai. Punizione dal limite e cartellino giallo per Lai. Non so se vogliono andare al VAR, credo di sì. Credo vogliano andare al VAR i giocatori dell'Orione, infatti è così. E allora VAR spot per noi. Grazie. A posto, fuori. Ragazzi, stavo dietro a lui. Avete sentito anche voi, cari amici di Federazione Calcio Video da casa. L'arbitro conferma la sua decisione ed è quindi calcio di punizione dal limite e non calcio di rigore. Ah,
ancora Savelli sul punto di battuta. Questa volta siamo davvero ad un passo dal limite dell'area. Siamo sempre più vicini alla porta di Antoniani. Con Savelli sempre col suo sinistro. Questa volta sono tre gli uomini in barriera. E qui chissà, credo voglia andare in porta però Savelli. Si è salvata due volte la lupa. E questa è la terza occasione che arriva da quelle posizioni. Il pallone è verso la porta, gli salva ancora la lupa. Questa volta era una traiettoria un po' meno. Poi contatto, calcio di rigore questa volta. Calcio di rigore per l'Orione. Calcio di rigore per l'Orione. Ogni Santi però, eh sì, è certo, calcio di rigore assolutamente, mi sembrava netto anche da qui, calcio di rigore per l'Orione. E Savelli sul punto di battuta, si prende la responsabilità Savelli, tre punizioni, tre volte negato il gol, questa volta ha l'opportunità di vedersela in un duello. All'ultimo sangue, all'ultimo tiro con Antoniani. Vediamo appena arriva il fischio del direttore di gara che arriva adesso. Parte Savelli! Il pareggio dell'Orione che arriva con Savelli. Rigore impeccabile. Antoniani addirittura rimane fermo a guardare come cantavano Ernia e i Pinguini Tattici Nucleari. 1-1. Il pareggio dell'Orione quindi con Savelli che rimette tutto in discussione, che rimette tutto in parità al minuto 39, a un minuto dalla fine del primo tempo, di un bellissimo primo tempo, di un bellissimo Lupa Orione. 1-1. Raggiunta la Lupa che subisce il suo terzo gol stagionale. Attenzione adesso alla possibilità, deve uscire Antoniani che buca clamorosamente, salva in qualche modo l'Orione, poi il portiere resta fuori dall'area e rischia di combinare un pasticcio ancora più grande. A un passo l'Orione addirittura da ribaltare completamente la situazione, come neanche un Alessandro Borghese in quattro ristoranti praticamente, sembrava di stare su Sky 1 questa sera. Intanto pallone che finisce fuori e rimessa laterale per la Lupa che batte ma regala il pallone giallo-blu. Altro contatto regolare, possibilità allora di risalire la china per la Lupa. Pallone verso Montelpari, c'è però Luciani che con calma olimpica e con l'esterno toglie il pallone da zone complicate. Dialogo verso Cardillo. E non era male la triangolazione, qui liscio addirittura da parte del numero 4 di Gatto. Possibilità allora per l'Orione di cercare di giocare una delle ultime palle del primo tempo. Reda in area di rigore, Reda deve saltare Lai, non lo fa. Poi pallone ancora dalle parti dell'otto che calcia, deviazione, no, non c'è stata alcun tocco. Aveva calciato proprio malissimo verso la porta, pallone che finisce quindi fuori, rimessa per Antoniani. Quindi mancano due minuti perché sono tre i giri di orologio aggiuntivi. Al rinvio va uno dei due luccicordisco. Colpo di testa, ma qui è gioco pericoloso da parte di Savelli su Trichilo. Allora calcio di punizione per la Lupa, aveva abbassato la testa qui Trichilo per anticipare il suo diretto avversario, si è preso il calcio di punizione. E Lucci Cordisco chiaramente vuole andare lontano, siamo a 1:20 dal termine. Lucci Cordisco addirittura sembra quasi voler andare in porta, c'è Montelpari sulla traiettoria, ma la palla finisce fuori. Pronto Russo, 42esimo in corso adesso, quindi un giro di orologio al termine del primo tempo, 1-1 a Montelpari, ha risposto il rigore impeccabile di Savelli. Eccolo il pallone proprio per l'autore dell'1-1. Rischia qualcosa andando dietro, rischia qualcosa pure nel dribbling Luciani, ma lo sappiamo che lui gioca con tutta la calma olimpica del mondo. Montelpari cerca addirittura l'intervento in estirada, non gli riesce, Oldani deve liberarsi della pressione di Trichilo. Poi siamo dentro l'area di rigore con Pensa, non ha compagni su cui scaricare, invece trova dentro l'imbucata verso Conti, l'uscita di Antoniani che blocca.
passaggio illuminante a tagliare come il burro tutta l'area di rigore da parte di Pensa, che non ci ha pensato due volte, scusate anche il gioco di parole, a vedere con la coda dell'occhio l'inserimento di Conti, che adesso ha di nuovo il pallone e può portarlo anche avanti. Conti salta ancora una volta l'avversario, zona tiro, non calcia, adesso sì, pallone che viene ribattuto, ancora Orione in possesso però, ma non c'è più tempo per il direttore di gara per ulteriori azioni. Si chiude un primo tempo bellissimo fra Lupa e Orione Ognissanti, 1-1 il punteggio. Noi ci sentiamo tra pochissimo, ma rimanete qui con noi, vi prego.
Amici, noi rientriamo in diretta direttamente dal Amici di Labaro, in quel di Labaro per l'appunto, per il secondo tempo di Lupa Amatori contro Rioni Ogni Santi 1-1 al termine della prima frazione. A Montelpari ha risposto il rigore impeccabile di Savelli. Noi andiamo ad elencarvi e ad aggiornarvi su quelli che sono i risultati delle altre partite che si stanno giocando in contemporanea sul nostro canale YouTube. Per la prima giornata della Serie A d'Elite, l'Alba Roma è sotto in casa col Maccabi grazie alla rete segnata da Ojeda, l'ennesima rete di Ojeda in questo inizio di stagione, segnato praticamente sempre lui. Mentre invece era partito l'audio nel VAR praticamente, e non è il caso far sentire il doppione della mia voce anche al VAR, già basta la mia. La Montagnola è ancora bloccata sullo 0-0 in casa della Real Miami, in quel della Polisportivo Ostiense. La Locomotive avanti 2-0 in casa contro l'Unione Ferrovieri, e Borgorosso e Atletico Smistamento sono sull'1-1. Tra l'altro siamo ormai prossimi a ritornare in campo, l'Orione piano piano si appropinqua verso il rettangolo di gioco, la Lupa è già pronta dentro, ci sono dei cambi sicuramente perché vedo l'ingresso in campo di Sito con il numero 20 per la Lupa, sicuramente ce ne sono tanti tanti altri. Montelpari dovrebbe essere rimasto nella sua posizione classica, quindi sull'esterno a sinistra, Sargenti lo vedo. Vedo anche dalla panchina pronto ad entrare il 21 dell'Orione Ogni Santi, quindi Giannotta, e che se non entra ora dovrebbe essere a momenti oppure dopo poco, da rispetto al fischio d'avvio del secondo tempo da parte dell'arbitro che ritorna in campo insieme alla terna. Bernardi dovrebbe essere rientrato, quindi ha smaltito l'infortunio che ha rimediato nei primi minuti di partita. Gli è costato chiaramente il posto, la sostituzione con Gatto. Arbitro pronto a rientrare, pronto a dare il via. Dovrebbe entrare anche Matteo Giunta insieme anche a Grossi con il suo numero 23. Quindi Grossi e Matteo Giunta sono pronti a tornare. Pronti a tornare anche perché fratelli Giunta, quindi tutti e due in campo. L'altro è il centrale difensivo che gioca insieme a Luciani. Ma qualcuno è sicuramente uscito. Breschini anche pronto a far ritorno in campo col suo numero 26. Lo vediamo sorridente. Serenità. Tutto pronto per ricominciare. Nel frattempo cenno d'intesa fra portieri e arbitro e via, si comincia di nuovo con Lupa Orione col secondo tempo. Pallone subito giocato sulla fascia opposta dall'Orione addirittura, che vuole cercare il gol del vantaggio in men che non si dica, visto che sarebbero tre punti comunque fondamentali, perché chi ben comincia è a metà dell'opera. Ma in realtà il vero detto, il vero mantra dovrebbe essere non chi comincia ma chi persevera, come citava Leonardo da Vinci ormai tanti tanti secoli fa. Bernardi non interviene, preferisce tenersi, non credo si tenga il fallo laterale perché l'ultimo tocco sembrava anche il suo. Rimessa allora per l'Orione, battuta, poi Bernardi adesso sì che allontana. C'è però comunque Capodagli che ha cambiato posizione, ha cambiato fascia rispetto al primo tempo, perché ce l'avevamo sempre sotto la nostra postazione, attaccavano dall'altra parte i ragazzi dell'Orione. Dai ragazzi, dai! Rimessa che arriva, colpo di testa un po' inutile. Nel frattempo l'Udinese ha pareggiato a Verona 1-1, gol di Beto. E questa è un'altra Serie A. Lucci Gordisco, pallone lontano, non trovato però Sargenti, che stava comunque arrivando con un po' troppa calma forse. Russo, ecco Giunta, si abbassa suo fratello a prendere il pallone,
con Savelli che quindi si alza, perché Giunta sta facendo praticamente da mediano, vale a dire Matteo Giunta. Savelli si è alzato, sta facendo quasi il trequartista con Reda sulla fascia destra da trequartista. Dall'altra parte invece c'è Breschini, come sempre. Quindi sembra essere Conti ad aver abbandonato il campo. Russo. Colpo di testa di Savelli che trova addirittura il controllo di Grossi. Poi controllo con il petto, che è efficace. Sito può avanzare. Tocco con l'esterno, completamente errato. Un passaggio elementare errato. Poi attenzione a Palumbo. C'è la possibilità per invertire la rotta per l'Orione. Scarico sulla fascia destra, attenzione al cross, basso e teso in mezzo, pallone che viene allontanato, ma c'è ancora la possibilità per Reda di andare sul destro, sul fondo di un niente. Lalli, che ha preso il posto di Antoniani in questo secondo tempo, controlla il pallone uscire. Sinistro velenosissimo di Reda, anzi destro, pardon, velenosissimo di Reda, dal lato corto destro dell'area di rigore. Pallone che è stato allontanato, nel frattempo Conti credo si sia abbassato a fare il terzino a questo punto, perché Reda fa l'esterno sulla destra e al centro c'è Grossi. Adesso però Matteo Giunta, si torna all'indietro da Luciani, destro, pallone lontano dentro l'area di rigore, Bernardi prolunga solo per un attimo, ancora cross, contro cross, messo in mezzo, Reda viene sbilanciato, poi sbilancia a sua volta però Giordano, calcio di punizione per l'Orione, credo, perché eh sì, calcio di punizione per l'Orione. Signore, scusa, lei ha visto la spinta? Calcio di punizione per l'Orione. Alla battuta vuole andare addirittura Breschini col destro, ed è una posizione molto interessante anche per far male. Breschini sul punto di battuta. Breschini sul punto di battuta prende la sua rincorsa e vediamo come calcia. Al quarto minuto e 13 secondi. Possibilità per l'Orione, va Breschini col sinistro potente, pallone che viene respinto dalla folta difesa in maglia rossa, rimessa con le mani comunque sempre per l'Ognissanti. Controllo col petto, cercato il sombrero, fallo ancora e calcio di punizione sempre per l'Orione. Sempre calcio di punizione per l'Orione. Qui sembra quasi più una battuta di un calcio d'angolo per la posizione, anche se siamo un po' più vicini. Va a saltare Luciani, va a prendere posto all'interno dell'area di rigore il 19. C'è anche Reda al centro e dall'altra parte anche Grossi sul secondo palo, pronto ad appostarsi vicino Luciani. Anche Conti a saltare. Traiettoria che sarà a rientrare e vediamo quel che succede. Pallone profondo, colpo di testa e pallone che sibila soltanto vicino al palo di Lalli, con la palla che esce fuori. Il colpo di testa credo sia stato addirittura di Luciani. Cambio per la lupa, pronto ad entrare in campo Moscarelli con il 13, vediamo chi esce. Marco Lai, quindi praticamente un cambio che diciamo non stravolge niente tatticamente, perché terzino per terzino e Lai qui fa ciò che faceva l'anno scorso, ovvero motivatore allenatore. Moscarelli va a prendersi quindi la posizione all'interno del rettangolo di gioco. Lucigordisco rinvia, controllo con il petto buono di Cardillo, poi praticamente un dai e vai verso Montelpari, che però non è il motorino, anche perché non è ancora, non si può assolutamente giocare col motore, non si può portare il Vespino in campo e credo mai si potrà. La prende intanto Russo, che poi rinvia addirittura con la gamba, col gambone riesce Lucigordisco a prendere il pallone e a prendersi anche fallo. Calcio di punizione, lo vuole battere subito perché c'è Sito, vediamo se ci arriva. Colpo di testa all'indietro di
Capodagli, poi Sito preferisce accontentarsi del fallo laterale, viene battuto subito, siamo dentro, Cardillo, il cross, pallone che non riesce ad essere preso da nessuno. Poi occhio a lui, a Bernardi, che si prende la rimessa con le mani, con caparbietà, e si prende anche gli applausi dei suoi compagni. E invece no, la rimessa con le mani è per l'Orione. Resta comunque di fatto la giocata temeraria di Bernardi. Occhio a Cardillo che può avanzare sul pallone. Cardillo, tocco con l'esterno dentro verso Sargenti, che però non può arrivare sul pallone in questo caso. E la fa su allora Russo. Lancio perfetto. Poi cerca di controllarla in qualche modo qui Grossi. Sempre il 23, tocco arretrato, Palumbo, occhio perché può avanzare anche zona tiro, forse tocco un po' troppo timido, dove non può arrivare Breschini, che sta facendo l'esterno adesso sulla sinistra, Montelpari, tocco verso Cardillo centrale, Cardillo deve vedersela congiunta, poi pallone buono verso Sito, la lascia rimbalzare Sito e poi Breschini fa fallo e calcio di punizione allora per la Lupa. Calcio di punizione per la Lupa, fallo di Breschini ai danni di Sito, e questa può essere un'opportunità importante per i ragazzi in maglia rossa per andare dentro. Sito sembra aver preso la sua rincorsa col sinistro, chissà se va in porta, chissà se invece crosserà. Sta di fatto che però può essere una situazione molto interessante quando siamo all'ottavo minuto della ripresa sull'1-1. Poi la puntualità dell'arbitro chiaramente nello spiegare a Sito, che non aveva chiesto la distanza, che affinché si potesse andare in porta, diciamo, serviva la distanza. Sito va verso la porta ma trova soltanto neanche i tabelloni pubblicitari, credo abbia trovato direttamente il bar retrostante. Palumbo contro Cardillo, riesce a far passare il pallone nella terra praticamente più desolata. C'è la possibilità per servire Breschini sulla fascia sinistra, Breschini contro Bernardi che però gli frana addosso con irregolarità, e allora calcio di punizione per l'Orione, anzi per sì, per l'Orione chiaramente, per si vuole riscaldare, può venire da quest'altra parte per i gialloblu. Il collega, come dicevo prima, grazie. Breschini già pronto ad andare sul punto di battuta. E anche per voi ragazzi, se volete riscaldarvi da questa parte non c'è problema, perché di là c'è il collega, potrebbe essere ingannato come... Grazie. Non per altro. Eccola la rincorsa di Breschini che va col sinistro tagliato verso il secondo palo, la lascia sfilare Montelpari, la lascia sfilare pure Lalli, che quindi può procedere al rinvio dal fondo. Prima però altro cambio in favore della Lupa e siamo al secondo di questo secondo tempo. Entra in campo De Luca, dovrebbe uscire Sargenti, credo, anzi Montelpari, l'autore del gol dell'1-0. Fuori Montelpari, dentro De Luca. No, no, quindi Sargenti, avevo ragione io. Fuori Sargenti. E mi sembrava strano, anche perché va a dire a Sito di fare la punta centrale, quindi mi sembrava esattamente così. Giordano, che grande palla per la corsa di Montelpari. Lui sì che c'è il motorino, poi cerca il cross. Deviazione, corner. Bella palla di Giordano che vede il taglio di Montelpari sulla sinistra. Fa mangiare la polvere ai suoi avversari. Poi crossa, trova la deviazione, trova quindi anche il corner. Continuano movimenti sulla panchina dell'Orione nel frattempo. Eccolo il cross verso il secondo palo. Bernardi, forse qualche irregolarità all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro fa giocare. Bernardi deve affrontare Breschini che gli tocca il pallone, ma l'ultimo è stato proprio Bernardi. L'ultima deviazione è stata la sua. Rimessa con le mani Orione allora. In zona estremamente difensiva, sale infatti il pressing della Lupa.
Conti, anzi non è Conti, pardon, è Savelli che si prende il fallo e quindi anche il calcio di punizione. Fallo di De Luca appena entrato, che è andato subito ad aggredire con cattiveria il suo avversario. Cerca di scendere giunta. Scarico a destra, non c'è nessuno da trovare. Poi occhio al pressing della Lupa che è funzionale adesso. Cardillo, non gli passa però il pallone. Neanche in questo caso però l'Orione riesce a organizzare un'azione offensiva. Qui la lascia sfilare De Luca, forse con un po' di ingenuità. Continua a toccare pure lui. Rimessa Orione, ma bisogna retrare un attimo. La mancano tutte e due in questo caso, sia Bernardi che Savelli. Deviazione, fallo laterale ancora una volta per l'Orione, proprio sotto la nostra postazione. Breschini, c'è il taglio centrale con la deviazione di Luisini che permette il corner all'Orione. E la battuta ci va chiaramente Reda. Si popola l'area di rigore, vorrebbero battere subito perché dentro il centro arriva il pallone verso Savelli che non può però prendere l'ascensore. Sfera che quindi si perde sul fondo, il fallo laterale dall'altra parte. Siamo al quarto d'ora della ripresa, 1-1 il risultato, equilibrio totale. E sicuramente secondo tempo meno divertente rispetto a quel che abbiamo visto nel primo. Ecco Breschini. Trovato Reda, c'è di nuovo Breschini che chiede il pallone. Reda invece con un gioco di prestigio preferisce tornare sui suoi passi e giocare scaricando all'indietro. Dribbling di Palumbo che funziona. Reda, è zona tiro Reda, è però schermato completamente. Palumbo fa un giro su se stesso, giro tondo e torna indietro. Non la prende la Lupa, in questo caso sì. Montelpari può partire, c'è anche Sito. Il pallone a cercare proprio il 20, Luciani. Palumbo, tocco dietro per Reda che è bravissimo a passare, poi fallo e calcio di punizione. Chissà se darà il cartellino il direttore di gara. C'è Giordano che va a sincerarsi chiaramente delle condizioni del suo avversario che ha appena atterrato. Si complimentano con il ragazzo dal numero 20, sembra un ragazzino per quanto alto sia. Punizione Orione. Si va dentro proprio a cercare il 20. Colpo di testa di Lucci Gordisco che fa buona guardia. Montelpari deve amministrare il pallone, lo fa male. C'è ancora possibilità per l'Orione, ma c'è fuorigioco però. Fuorigioco di Conti. E allora calcio di punizione per i rossi, per i padroni di casa. 14:32 sul cronometro, 1-1. Montelpari e rigore di Savelli fino adesso decidono questa prima giornata. Colpo di testa, giunta, la tocca ma per Cardillo soltanto, si fa anticipare in questo caso Sito con giunta che è bravissimo, poi però è impreciso sull'ultimo passaggio, rimessa Lupa. Controllo di testa, colpo di testa all'indietro, giunta la può controllare, Matteo giunta con Giordano che ringhia, Giordano non fa fallo secondo il direttore di gara. Poi adesso sì, il fischio c'è, ma per la Lupa. E quindi punizione. Nel frattempo c'è una bella luna qui, una luna a metà in questa serata di lunedì 3 ottobre. È iniziata la Serie A, è iniziato il mese di ottobre, ma non vi preoccupate perché gli appuntamenti chiaramente non finiscono qui con Federazione Calcio Video. Tutto ottobre ci sarà la Serie A d'Elite, settimana prossima già pronti con la seconda giornata, si giocherà in due tranche, lunedì e mercoledì, perché il mercoledì giocherà in casa il Maccabi col Borgo Rosso al Trastevere Stadium. Il resto delle partite tutte di lunedì. La Lupa affronterà l'Alba Roma sempre qui. Cross che arriva e la prende Russo. Con qualche rischio, Russo però non va a rinvio subito, si arrabbia Breschini che voleva il pallone immediatamente. Saltano in due, la prende Lucci Gordisco che poi rinvia. C'è la posizione di fuori gioco nel frattempo di ben due uomini, uno è De Luca, l'altro era Montelpari. Intanto pronto ad entrare Castellani per l'Orione.
e fuori dovrebbe essere Palumbo, richiamato dal suo mister Coletta. Dentro Castellani, quindi, e fuori proprio Palumbo, mentre Russo può ricominciare dal suo calcio di punizione. Altro rinvio lontano, colpo di testa con Savelli che non è fortunato. Luisini può poi rendere, può mandare anche in avanti col filtrante. C'era il taglio sia di De Luca che di Sito. Poi Bernardi la gioca, controllo di Nucci che funziona, sbaglia per il tocco. Ancora Nucci che è fortunato, anzi è Bernardi che adesso può attaccare la profondità. Ancora Bernardi, avanza da solo Bernardi, non c'è nessuno a supporto. Ancora Bernardi, poi tocca all'indietro, c'è Cardillo, controllo, Cardillo cerca anche la sterzata e controsterzata. Il tocco però non è funzionale. Giordano prova a tenere la foga di Conti che vuole saltarli tutti. Gran giocata di Conti che si porta a casa anche la rimessa. È pronto proprio Castellani. Controllo con la mano però questa volta di Savelli e calcio di punizione per la Lupa. 18esimo e quindi mancano 22 minuti alla fine. 22 minuti alla fine e 1-1. Equilibrio. Non so come siano messe le altre partite. Controllo, forse con un braccio, proteste da parte di tutta la Lupa, ma si gioca. Sbaglia anche qui in questo caso Lucci Cordisco, Davide Lucci Cordisco. Poi il pallone allontanato, vediamo. Chiedevano il fallo di mano, però semmai era fuori, vediamo. Però VAR, 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 ci sentiamo tra poco. Allora. Vieni, se, vieni. Se c'hai il tempo di lasciare i gol, fate una mano, una mano. Ma non è. Lui ha tirato, ma c'ha la palla, c'ha la mano per. Certo, certo, certo. Sì, sì. Ma è normale, c'è posta non fischiato. Va bene. Se c'è l'interità di giocare il pallone. Certo, lui vuole colpire il pallone, guarda. Lui vuole colpire il pallone, lo vedi? Guarda. Figlio mio, metti indietro, guarda. Lui, lo metto a ralli. Guarda la testa alta, guarda. Che fa? Sparisce là. Lì non può sparire. Giusto. Che pensi? Posizione, il braccio, come sta il braccio? Ma perché lui è scomposto il piede. Capisci? Lui è scomposto. Vedi, lui è scomposto. Vediamo che cosa decide. E calcio di rigore! Calcio di rigore per la Lupa! No, è mezzo metro fuori questo. Calcio di rigore per la Lupa, può cambiare tutto adesso. Fallo di mano. Decretato fallo di mano e quindi rigore. Perché scomposto? L'avete sentito anche voi da casa. Abbiamo l'audio anche del VAR. Non c'è bisogno come in Serie A di andarlo a richiedere. Poi magari si perde. C'è tutto qui. Calcio di rigore per la Lupa. Attenzione, attenzione. Vediamo anche chi prende il pallone. Vediamo chi lo prende. Mi sa Luisini. Mi sa Luisini. No. Fanno tutti a fare capannello davanti all'arbitro. È Luisini. Luisini contro Russo. Luisini contro Russo. La sua rincorsa che parte dal limite dell'area. Contro Russo. Va Luisini. Col destro. Oh, la manda alta. Incredibile, sciupa così il calcio di rigore la Lupa, la manda alta Luisini, ha cercato più la potenza che la precisione. Russo aveva comunque intuito, ma non ce n'è stato bisogno, pallone alto, si è salvato l'Orione praticamente a metà del secondo tempo. La Lupa ha avuto la chance del 2-1 con il calcio di rigore decretato dal VAR per un intervento scomposto di Giunta, il fallo di mano con posizione chiaramente del corpo scomposta.
Sta di fatto che però la Lupa non ha segnato. Occhio al colpo di testa, vediamo se Montelpari va a pressare, no? Perché c'è comunque prima Luciani che è allontana. Reda di testa, impreciso, giù Giuliano, poi pallone dalle parti di Montelpari che può andare al traverso. Lo fa partire, non credo ci sia stata deviazione e infatti si riparte dal fondo. Lancio, controllo di Luisini, gran controllo di Luisini che poi si prende anche il fallo e si fa, diciamo, parzialmente perdonare l'errore dal dischetto. Calcio di punizione, nel frattempo pronto ad entrare anche Bona nell'Orione Ognissanti. Cambio per l'Orione al 22esimo. Ad uscire per Bona è il numero 16, vale a dire Giunta. Cerca di proteggersi adesso l'Orione e la Lupa può battere il calcio di punizione adesso con Danilo Lucci Cordisco. Da lì aveva segnato contro la Lokomotiv, questa volta non ci va nemmeno vicino. Adesso altro cambio, questa volta ancora, questa volta per la Lupa però. Torna in campo Gatto. Torna in campo Gatto. E non si è capito però chi abbia abbandonato il campo però. Non l'ho visto. Breschini controlla malissimo. Rimessa Lupa. Bernardi. Pronto ad andare alla battuta, vuole andare lungo, la palla è verso Sito, viene anticipato però, ancora Cardillo a ringhiare contro le caviglie avversarie, ancora Cardillo in possesso, deve tornare indietro, rischia tanto, Lucci Cordisco protegge e l'altro Danilo allontana, poi pallone per Sito, Sito colpo di testa di Bona che allontana e mette in calcio d'angolo, è entrato bene in partita il 22. Calcio d'angolo, nel frattempo c'è un cartellino giallo, credo per qualche protesta, e non è una novità per quest'arbitro chiaramente andare ad ammonire per queste situazioni. Corner per la Lupa, arrivano i saltatori, c'è Montelpari che, anzi è Gatto che si muove tra centro area e secondo palo. Chiaramente marcato, cross che arriva proprio verso Gatto che non riesce ad arpionarla, poi Bernardi cerca di coordinarsi al volo, non riesce a rimetterla dentro, poi vuole tenerla in campo ma l'Orione è in possesso. Gatto di nuovo, poi Castellani non trova nessun compagno, Lucci Cordisco vuole sventagliare davanti, ancora Castellani, tocco verso Savelli e poi adesso sulla sinistra per Matteo Giunta. Savelli che viene fermato irregolarmente ma si prosegue col vantaggio. Pallone per Giunta, può andare al traversone, lo fa partire, colpo di testa però di un ben appostato Gatto. Ancora Orione però in possesso, Savelli, esce bene la Lupa in questo caso. Non la cacciare, esci col pallone! E l'avete sentito chiaramente ciò che ha comandato l'allenatore della Lupa ai suoi, di uscire col pallone, di uscire con la palla al piede senza cercare di buttarne troppi alla bella e meglio. Giordano, Lucci Cordisco, Davide Lucci Cordisco, il lancio è verso De Luca, colpo di testa di Breschini che libera e mette in fallo laterale con Bernardi pronto ad andare alla battuta. De Luca di nuovo, ma viene anticipato ancora una volta dal gambone di Bernardi.
Adesso si gioca praticamente a pallavolo. Vediamo se riesce a correre contro Lucci Cordisco, il 23 Grossi. Lucci Cordisco fa quel che può, protegge e mette il pallone in fallo laterale al 27esimo minuto sull'1-1 con la Lupa che ha sbagliato un rigore, con Luisini ormai al 20esimo. Dentro l'area di rigore il pallone, poi controllo con il petto, non protesta nessuno. Poi c'è la possibilità però per Conti. Conti ce l'ha sul destro che non è il suo piede. Poi Giordano ha fatto fallo di mano secondo l'arbitro. Allora è calcio di punizione per l'Orione. Fabio, dimostra il contrario Fabio. Tranquillo. Bravo, dai, bravo. Calcio di punizione per l'Orione. Siamo qui dai 20 metri più o meno. O mettere pettorine diverse, ma il colore è lo stesso colore, capito? Se c'hai dei pettorine di un altro colore, alla battuta sono addirittura in tre. O Savelli col sinistro, o il neo entrato, anche per lui, o il neo entrato Bona col destro. Anche Breschini si avvicina, forse più Savelli, anche una buona posizione anche per un destro, però vediamo un po'. Credo allora vada in porta buona perché glielo stanno dicendo dalla panchina. Fischio del direttore di gara che arriva ora. Bona! E sì che è Bona! La punizione del 2-1! L'Orione ribalta! L'Orione va sull'1-2 dopo il rigore sbagliato dalla Lupa! 7 minuti dopo l'Orione va in vantaggio! Che punizione quella di Bona! Una punizione meravigliosa! Che va a finire alla destra di Lalli, che non può nulla, si allunga, ma fa 2-1 per l'Orione! Che bella punizione, amici! Che bella punizione! E ve lo chiedo, se avete se una punizione del genere sicuramente merita questo palcoscenico della Serie A, amici di YouTube. Battete un colpo se ci siete. Chi vi sta impressionando di più in questo Lupa Orione? Sicuramente la punizione del neoentrato, praticamente sembrava quasi il film Amore, Bugie e Calcetto, ovvero un giocatore entrato apposta per tirare una punizione. L'ha segnata, anche se a differenza di Giuseppe Battiston, per adesso Bona sta rimanendo in campo. Calcio di punizione ancora per l'Orione. Adesso ci avviciniamo sempre all'area di rigore. Qui però Bona non può andare in porta. Qualche disappunto all'interno della panchina della Lupa. Ma adesso ancora Bona sul pallone. Pronto Bona, e stavolta al cross molto probabilmente. Tagliamo, tagliamo! 1-2 al 30esimo, a 10 dalla fine. Bona di nuovo verso il secondo palo, questa volta non la può controllare nessuno. Pallone che esce e Lalli deve quindi sbrigarsi se vuole cercare di rimettere le cose a posto per la Lupa, che si è vista rimontare da 1-0 a 1-2. E ha sbagliato anche un rigore che poteva portarle in vantaggio. Giunta può arrivare sul pallone di fronte a Lucci Cordisco, che però tocca il pallone e poi si getta per terra perché non ce la fa più nemmeno lui. Ha speso molto Davide Lucci Cordisco in questa partita, rimane per terra e pallone in fallo laterale. Nel frattempo siparietto tra Bona e la panchina, con quest'ultimo, il 22, l'autore del gol dell'1-2, che ha detto: sto giocando da 5 minuti e già sto per terra. E questo sicuramente è un qualcosa di esilarante. Nel frattempo raddoppio Maccabi, doppietta di Ojeda, segna sempre Ojeda. E 2-1 per il Borgorosso con il gol di Santucci contro l'Atletico Smistamento, un Borgorosso che stava giocando col 4-5-1 senza una prima vera punta. Davide! Ma nel frattempo Ojeda veramente, e qui parliamo di un giocatore che qui è conosciuto parecchio, Andrés Ojeda, la prima punta
dello scorso anno della Lupa, doppietta oggi, ha segnato in Coppa MIF con lo Iannacone, ha segnato in, non ha segnato nell'ultima in EFA Cup perché la partita è stata vinta a tavolino dal Maccabi perché il Deportivo Latino non si è presentato. Nel frattempo applausi perché è stata restituita la palla ai difensori della Lupa. Nel frattempo Ojeda ha fatto doppietta all'Alba Roma e il Maccabi quindi ricomincia come aveva finito il campionato, ovvero vincendo anche le partite più complicate. Occhio che rimpallo liscio questa volta, il primo intervento maldestro da parte di Luciani in questa partita, prova ad arrivarci in qualche modo, credo Sito, poi ancora possibilità, fallo, contatto, calcio di punizione per l'Orione, sono rimasti a terra in due, l'ultima era Cardillo che ha commesso fallo. Nel frattempo di fronte alla mia postazione c'è di nuovo Nucci pronto a rientrare in campo. C'è bisogno di cure mediche al 32esimo e 30 secondi. Nel frattempo Davide Lucci Gordisco non ce la fa più, è claudicante e si appropinqua verso... Il campo dentro Nucci. Dentro Nucci va verso la panchina e credo che Davide Lucci Gordisco forse il campo non lo vedrà per qualche partita. Molto claudicante. Ultimo, nell'ultima azione è riuscito a recuperare comunque un pallone complicato. Speriamo non si sia fatto chiaramente niente di male, perché sarebbe un peccato. Comunque ha tenuto bene la difesa insieme al fratello, insieme a Danilo, con la Lupa che si è ritrovata sotto 2-1 nel punteggio dopo aver sbagliato un calcio di rigore che gli era stato assegnato con il VAR, con Luisini. Punizione per l'Orione che però si deve ripetere. Punizione che si deve ripetere dunque al 34esimo, a 6 dalla fine, e ci sarà recupero anche per via delle sostituzioni. Luciani, arriva De Luca in pressione, poi giunta, finisce per terra e si prende la punizione. E vediamo chi va a battere, credo Breschini voglia propinquarsi sul punto di battuta, invece la lascia a Savelli, l'autore del rigore dell'1-1. Pronto col sinistro Savelli, che invece preferisce ricominciare e rifugiarsi in acque sicure. Altro cross, Giordano con il busto, cerca poi di mandare in avanti per nessuno. Rimessa Orione. Cerca di giocarla in un fazzoletto, l'Orione ce la fa. Giunta. Arriva adesso sul pallone, deve puntare il suo diretto avversario, che è Bernardi. Trovato invece Breschini, che va tagliato, ma forse troppo timido. La Lupa allora riesce in qualche modo a giocare e intervenire, anche Bona però, in anticipo. E chiude qualsiasi tipo di discorso. Altro lancio, altro rinvio. C'è Reda che prova ad aggredire, Reda ci arriva, è fresco Reda praticamente, occhio poi al tentativo di Sombrero, colpisce però un avversario, anche se però l'Orione continua imperterrito a tenere il pallone, a cercare di recuperarlo. Lucci Gordisco, colpo di testa ancora di Breschini centrale, poi ancata di Conti su un avversario e allora punizione per la Lupa. A 4.30 dalla fine, più eventuale recupero. E credo ce ne sarà. Sull'1-2 per l'Orione. Manca il controllo Luisini, non una buona partita la sua. Prova a correre in qualche modo Grossi, ottiene il massimo. La rimessa con le mani. 4 alla fine e 1-2. Castellani la gioca dietro.
direttamente da Russo. Colpo di testa di Savelli, che poteva anche magari controllarla perché non era ostacolato da nessuno. Luisini controlla ancora una volta malissimo. Partita sottotono del 5 anche per via del calcio di rigore sbagliato che poteva portare la partita su altri binari. Sterzata di Breschini, che vede l'inserimento di Reda, che poi di prima ha cercato il taglio di Giunta, di Matteo Giunta, che però è stanco e non è riuscito ad arrivare sul pallone. Pronto a rientrare Sargenti nel frattempo per mettere una punta in più per la Lupa, per cercare di riacciuffare una partita persa per strada. Ed esce Sito. Non esce Sito invece. Uscito Luisini. Allora. Sì. Esce Luisini. Partita non facile per lui. Si accomoda in panchina. Direi che questa dobbiamo censurarla. Bernardi però frustrato, diciamo, da una poca collaborazione dei compagni. Rimessa con le mani in zona d'attacco per l'Orione adesso. Credo che la Lupa abbia anche finito le sostituzioni nel frattempo. Breschini. Altra deviazione, sempre fallo laterale per gli ospiti. Controllo che funziona. Poi non si riesce a vedere molto quando si gioca su quel fazzoletto di campo perché c'è la panchina a disturbare, ma è comunque fallo laterale battuto dentro l'area di rigore. Vediamo il controllo che funziona, che è di Conti. Deve puntare De Luca, che tocca la sfera ancora in corner, credo. Vediamone se nel frattempo c'è stato qualche cambio nel punteggio. Non in questo caso. C'è Reda, uno contro uno, fa un errore gravissimo in questo caso Bernardi, che si era girato nel frattempo che Reda l'aveva puntato, poi col destro non trova la porta. Lalli deve andare al rinvio per forza lontano, ma sbaglia clamorosamente, pallone regalato qui a Grossi, che viene preso per la maglia, ma l'arbitro non fischia clamorosamente. L'arbitro non fischia clamorosamente, anche perché quello sarebbe stato sicuramente da cartellino, forse giallo, forse rosso anche. Sito, pallone che poi viene messo fuori, vorrebbero andare al VAR e adesso vanno al VAR più che per il rigore, forse anche per un calcio di rigore, forse per il calcio di rigore non si è visto benissimo, ma almeno il fallo sembrava evidente, e anche il rosso tra l'altro, perché se lì dà il fallo dà anche il cartellino, andiamo a vedere, vediamo che cosa decide l'arbitro. Si ricomincia, non c'è nulla. E scaturisce chiaramente le maxi proteste della panchina dell'Orione. Al 40esimo minuto e 30 secondi già passati, siamo quindi nel pieno del recupero sul 2-1 per l'Orione Ognissanti. Bernardi pronto alla battuta del fallo laterale, anche perché adesso cominciano a diventare poche le speranze per la Lupa di riacciuffare almeno il 2-2, salvo miracoli. Vediamo che succede, il calcio è veramente strano. De Luca cerca di controllarla, Sito, colpo di testa, Reda, vuole scappar via Reda con il colpo di testa, non la tiene in campo. Rimessa laterale per Bernardi di nuovo, cercato De Luca completamente isolato e centralmente, pallone di nuovo però proprio del 17, anzi non era De Luca, perdono, era Cardillo che aveva controllato. Adesso pallone dalle parti di Nucci, vediamo se insegue il pallone, lo tiene anche in campo, sì, ma c'è la deviazione da parte di
capodagli, deviazione e corner allora. Corner per la Lupa. Per le ultime speranze. Le last chances, come direbbero in Inghilterra. Il pallone viaggia, ma Russo la blocca e si getta per terra. Chiede chiaramente ai suoi di salire, anche perché ormai siamo al secondo di recupero, al 42esimo. Rinvio buono, giunta, fa la cosa più sbagliata in questo caso, ma poi comunque va a riprendersi il pallone. Poi si schiaccia un pisolino nel frattempo, che però Breschini gli risolve la situazione, perché poi il pallone carambola addosso alla gamba di Bernardi. Rimessa con le mani allora per Breschini. Pallone che viaggia ma è fuori, rimessa per Danilo Lucci Cordisco and Company. Sito la manca, pallone ancora per Breschini, che salta con un gran gioco di prestigio l'avversario. Salta anche il terzo, allora avanza ancora Breschini, vuole andare verso la bandierina, invece salta ancora un altro avversario, sterzata contro sterzata, poi finisce per terra, l'arbitro non fischia, è solo rimessa con le mani. 15 secondi al 43esimo, sull'1-2, fino adesso decisiva la punizione di Bona. C'è nessun giallo che batte e gli dice lascia il pallone, tiro via. Reda spalle alla porta, perde il contatto con la sfera e allora la Lupa deve cercare di avanzare. Bona è il più isolato dei difensori e lancia lontano. Lalli blocca, chissà fino a quanto si continuerà a giocare. Lalli deve velocizzare le operazioni, colpo di testa che non è di una della Lupa ma bensì uno di uno dell'Orione. Reda, scarico sulla destra per la corsa di Conti, che ha ancora tanta birra in corpo, uno contro uno di Conti che però non vuole affrettare. Conti cerca dentro il pallone per Reda, che passa, Reda finisce per terra, non c'è fallo, si continua. Giordano deve correre, deve avanzare, c'è Sito che chiede il pallone, era anche abbastanza isolato, pallone invece corto e sbaglia un passaggio elementare. Gatto, rimessa per l'Orione Ognissanti, che vede la fine del tunnel, vede i tre punti, i primi della stagione. Sicuramente una partita con più spettacolo e più emozioni rispetto a quelle dell'anno scorso tra Lupa e Orione. Sono due squadre che sono cresciute tantissimo rispetto a una stagione fa. Pallone, attenzione verso Sito, ma c'è Bona che prima batte le punizioni, fa il goleatore e poi fa pure il difensore centrale. Sito, controllo, pallone di ritorno, ancora Sito, corre Sito, poi viene fermato non fallosamente secondo l'arbitro. Non fallosamente secondo l'arbitro. Si mette il fischietto in bocca, l'arbitro, ed è finita. L'Orione Ognissanti passa 2-1 in casa della Lupa Amatori in questa prima giornata di Serie A d'Elite. E adesso cominciano le polemiche, adesso cominciano le polemiche che dovranno essere sterilizzate, in men che non si dica. Sta di fatto che però l'Orione si è portata a casa i primi tre punti della stagione, decisiva la punizione di Bona, meravigliosa, che batte Lalli in un secondo tempo giocato perfettamente dall'Orione. E una partita giocata dignitosamente da entrambe le squadre. La Lupa era andata in vantaggio nel primo tempo con Montelpari, il pareggio su calcio di rigore di Savelli proprio allo scadere del primo tempo. La Lupa sbaglia un rigore al 20esimo del secondo tempo con Luisini e 8 minuti dopo la punizione di Bona dà i tre punti all'Orione. Noi ci sentiamo prestissimo settimana prossima per la seconda giornata di Serie A d'Elite. La Lupa ospiterà l'Alba Roma, che oggi credo abbia perso 2-0 in casa contro il Maccabi, la doppietta di Ojeda, e l'Orione invece credo ospiterà la Lokomotiv o Real Miami. Sta di fatto che controlleremo meglio sicuramente il calendario, ma lo potrete trovare sulla pagina Facebook. Grazie da Leo Talusi per lei e per Federazione.